Adesso qua, qua è impossibile. Brava Eva! Anche il passo è fatto, su! Su col piede destro! Carica bene il piede destro e alzalo! Dai, ma qui vieni! Politicians on TV in a strange world of their own. How could we know what is going on? Just keep us dumb, drunk, fat and stoned. Del mattino, il deserto. Vuoi vedere che ho sbagliato posto? Siamo arrivati nel punto in cui faremo l'esercitazione. Lorenzo non ce l'ha, allora la lascio qua io. Ecco la corda che ci lega. Mica male, dove ti ho portato, un uomo con Coca-Cola, ma è legale la Coca-Cola, non lo so, cosa hai nello zaino? La corda di chi? Chi te l'ha data? Mio marito. E noi siamo in giro con questo despota. Noi, io e lei, siamo stati in balia di questo despota tutto il giorno e non è ancora, non è ancora finito. Siamo qui sulla vetta del Cabianca per il canale Orrori d'Agustale delle Orobie. Vediamo il tipico pasto, cosa stai mangiando? Che dici Elena, perché sta registrando tutto quello. Dai, vai, diccelo, non essere timida. Dai, ti copriamo dopo. Tu non hai niente. Ma tu sei Orrori d'Agustale, vero? Allora, abbiamo un trito di calamaro, va che si rovescia. Dai, fai vedere, metti davanti la... Oh, fai vedere. Centro l'uovo perché mi dà energia. Uovo, energia e più riso. È quello che è mangiato al cinese ieri sera, questo non è uovo, Sarà uovo, certo. Saranno, che so. È uovo nostrano, fra l'altro. Uovo nostrano, ostrega. Temperatura mite? Hai qualcosa da dichiarare? No, ho paura! Hai paura? Troppo tardi, dovevi dirlo prima! Freddo! Alice, raccontaci che tecnica era quella lì. Quella del gomitolo. Ma del resto, detta anche la tecnica gattino. La tecnica della nonna. La tecnica della nonna? Ma è omologata. Praticamente la tecnica consiste nel disfare il gomitolo lì e rifarlo 3 metri più in basso. Voi avete qualcosa da dichiarare? Nulla da dichiarare. Avete suggerito voi due, li conosco, Possiamo notare l'ordine con cui è stata eseguita la tecnica. Libera! L'eleganza. Libera, forse! Libera mano data. Cari amici che ci seguite la casa, sono passate 2 ore e vediamo Alice e il suo gomitolo che stanno ancora. Sono passate 2 ore però.
56 minuti. Fortunatamente è venuto in tuo aiuto questo Baldo Giovine, sponsorizzato Vaillant, per sbrogliare la matassa. Dopo ci raccontate, facciamo un debriefing su questa tecnica. Eccoci qui nell'area Astemi dei ragazzi della scuola Roma. Hanno finito la doccia. Hanno finito la doccia in 2 minuti, guardateli qua tutti già. Devastati. Devastati. E poi non sanno fare i nodi, guarda, guarda. Beh, scusa, rifai la domanda. Scendiamo per il ghiacciaio e facciamo giro largo e saliamo. Inquadriamo gli arditi. Inquadriamo gli arditi e meno arditi. O stessi dentro nei meno. Cari amici che ci seguite da casa, siamo qua a San Simone. Ecco il Patrick sulla via estrema. Per chi non l'ha sentito, ho appena detto Aci d'Erbolina com'è confortevole istruire questi allievi a 4000 metri, a 4000. Chi altri eroi? Incontrate anche te, allora, signore col passeggino. Cosa? Quelli che spunta il gran capo. Copi. Hai visto? Domani ghiacciaio pensile, si è raccata, sta qui sopra la testa, ok? Ok, qui sotto c'è l'ancoraggio e ognuno si fa la sua doppia. Sì. Oppure, se si vuole, lo cali tu, cali, uno sul ramo, uno sull'altro. Cali non più di metà corda, perché sennò... Certo. Okay? Poi cali l'altro, il terzo, si fa la doppia. E la corda si fa la doppia, è già preparata. Cari amici che ci seguite da casa, siamo sempre qui a Foppolo. Come potete vedere, siamo sul lato ovest del Val Gussera, con tutti questi ragazzi che partecipano a un corso di una nota scuola della Val Brembana. Così riusciamo a gestire bene. Andate dietro di me. E al secondo. No. Fermo lì. Marino. Occhio, non fate arrivare in testa la tipa. Basta, basta. Vai. Si è assicurata anche qui. Tienila, Ernesto. Tranquillo. No, vado piano. Ok. Quando cambi la pendenza che va nel vuoto, ti scappa via. No, era già un cuore per qualche tipo di Allora Eva, un commento per Tele Olmo al Brembo, com'è andata? Niente. No, non è che è voluto. Guarda che bene le gambe. Poi tra poco anche la cura. Perfetto. Ottimo. Ecco. Difficile in questa situazione. Ottimo. Ok. Eccoci al corso di cucina della scuola aerobica. Che traccia volete fare voi due? Andare giù di là. Fai vedere. I nostri amici nonché compagni stanno salendo di lì per un tiro definito terzo più, molto facile. Gli esperti dicono che è molto facile. Noi invece? Ma queste due sgarzoline qui giovani che fanno serata sempre al capogiro, guarda che strada vogliono fare. Guarda. Tec, gira, 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 gira. Ah, ecco, gira, gira, tipo capogiro, ecco perché. Madre, se vuoi che ti spiego come calare, non è che da chiedere. Niente, è un quello che è legato al capo è già legato, lo calo subito. L'altro si slega, si lega l'altro capo e lo calo. E tu sei pronto a farti la tua regola. Perfetto. Sono ragazzi. Stacca il bianco, il moschettone bianco, giusto. No, stacca il bianco. Puoi dichiarare qualcosa? Niente, silenzio stampa. Cari amici di Radio Cambrembo, purtroppo non vuole. Guarda, è giusto. Quando sei lì, io ti tengo in tensione e sali.
Ecco l'arrivo della spedizione su in Torcola Vaga. Però che il terreno facile, ci sono mille spuntoni. Siamo in viaggio verso il Gran Paradiso. Il clima è ottimo. Vero ragazzi che troviamo sole? Sì, adesso tra le 9:30. Yeah! Siamo già a 6 ore di camminata. Lì l'aria, come vediamo, ci rallenta tutti. Ma finalmente vediamo la neve. Stiamo camminando in questo modo, oppure in questo, grosso modo l'istinto deve essere questo, quello a favore della trazione, ok? Se noi dobbiamo tirare in questa posizione, non infileremo la picca così, ma la infileremo in questo modo. Stai già rubando sui mesi, sono. Eccoci in un momento di sosta. Ma fai tutta la stagione qua le fuggio? Sì, fino a settembre. Quante volte vuoi fare sulla nord? Penso che verrò spesso. No, ma perché sto facendo allenamento. Abbiamo assistito alla scena il balù. Abbiamo assistito alla scena il baluba della bassa. Non mi. Eccoci qua con i ragazzi della scuola aerobica mentre ci stiamo preparando per il gioco aperitivo. Ma secondo te, Roby, cosa stanno facendo quei due istruttori? Dillo agli amici che ci seguono da casa. I tacchini. No, non si fa. Eccoci al gioco aperitivo. Sì, qui dove volete. Questo è Gio? Se tu lo fai subito, si guardano qua, non ti confondi, ti rilasciano nel modo giusto. Se non lo di qua. Questi tre qua sarebbero tre snowboarder. Gli assunti la settimana mistica. Per il quiz trova le differenze. Voi sareste tre snowboarder? Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e domani si va là. Ci hanno leggermente anticipato, ma noi li raggiungeremo. Siamo a circa mezz'ora dalla partenza e per ora tutto bene. Si avanza abbastanza tranquillamente. Hai qualcosa da dichiarare? Siamo morti. Cosa? Siamo morti. Così ci dai fiducia, vai, ce la facciamo, dai! C'è un po' di freddo. Che vento ha già bragiato. Avete vettato? Abbiamo vettato. Questa è la vera cordata che arriva dalla vetta. Com'è andata? Un po' di venti secchi. No, complimenti a voi, bravo Giovanni. Bravo, Giovanni. La mano mi si è scongelata. Dati la mano. Sì, è un po' lì. Bravo. Ieri mia comunicava che ha mesolato il naso. Bravo, Ezio. Bravo, Nicola. Bravi tutti. Paolo. Che? Via mia di tessere. Bravo, Vesa, con sé. Di solito la prima 4.000 si sono pagati. Due, sono i due. Due. E tu per te? Bologna sono i tre. No, no, direi quattro. La crolla della compagnia. Bologna. Ecco, vediamo due alpinisti professionisti che si scambiano le opinioni. Eccoci qui sulla via del ritorno. Il rifugio è ormai in vista. Arriva lanciato anche il Marco. Marco è partito dicendo che non ci si riesce a divertire. Vieni un attimo, sei stata selezionata per l'antidoping. Dai, racconta agli amici che ci seguono da casa, al pubblico, cos'hai nascosto. Guarda! Guarda! Che schifo! Carbogel Jensan Max Dry Sport. Droga. Non questa è droga pesante. Ecco perché sei arrivato in vetta, porca miseria. Avendo solo questi, parliamo solo. Diventerà un piccolo regionale. Discorso fatto. Lo so, Matteo, ti avevi iniziato un ciclo. E niente, non è ancora finito, quindi spero che non porti sfiga. Sto portati veramente, siete stati bravi.